Era, la regina degli dei dell'Olimpo, era finalmente incinta del figlio di Zeus. Eccitata, la dea non faceva altro che fantasticare su quanto sarebbe stato bello suo figlio. Le sue aspettative erano enormi, perché sarebbe stato il figlio del re e della regina del cielo. Tuttavia, il bambino non era quello che Hera aveva immaginato. Quando vide suo figlio per la prima volta, rimase inorridita. Era un bambino peloso dai lineamenti aspri, con la pelle scura ricoperta di fuliggine, e quando piangeva diventava ancora più brutto. Furibonda, la dea disse che quello non poteva essere suo figlio e lo gettò nell'oceano dalla cima dell'Olimpo. Il piccolo dio si schiantò violentemente nelle acque dell'oceano, ma sopravvisse. Tuttavia, rimase zoppo e zoppicò per il resto della sua vita. Efesto fu salvato dalla ninfa dell'oceano Teti, che si affezionò rapidamente al bambino, a differenza della dea Era. Teti lo portò sull'isola di Lemno, dove Efesto crebbe giocando con i vulcani. Fin dall'infanzia, Efesto sviluppò un'abilità senza pari nell'arte della metallurgia. Usando il calore dei vulcani, creò potenti armi e splendidi gioielli. Il dio raggiunse la maggiore età e decise di tornare sull'Olimpo. Aveva forgiato un bellissimo trono d'oro per la sua vera madre, la dea Era. Alla vista del ritorno del suo strano figlio, Era sentì un brivido lungo la schiena. Ma una volta visto il trono che Efesto aveva portato con sé, dimenticò rapidamente il suo disagio. Era contenta del regalo e non vedeva l'ora di provarlo. Il trono era splendido, comodissimo e degno di una divinità. Tuttavia, mentre cercava di alzarsi, la dea si rese conto di essere legata al trono e nessuno sembrava in grado di liberarla, tranne Efesto, che conosceva il segreto per slegarla. Egli pretese che sua madre e la corte dell'Olimpo smettessero di trattarlo con disprezzo e lo riaccettassero nell'Olimpo. Piena di vergogna, Era accettò la richiesta e fu liberata e cominciò a trattarlo con il dovuto rispetto. Infine Efesto avanzò un'ultima richiesta che scioccò tutti i presenti. Chiese il permesso di sposare Afrodite, la più bella delle dee. Zeus si rese conto che a causa della sua enorme bellezza, Afrodite suscitava passioni tra gli esseri dell'Olimpo. Prima o poi sarebbero emersi dei conflitti. Pertanto, anche senza consultare Afrodite, Zeus la costrinse a sposare Efesto per evitare problemi futuri. Il giovane Efesto venne accolto come una grande divinità. Il dio era un fabbro ineguagliabile. Tra le sue più grandi opere ci furono i sandali di Hermes, l'armatura di Achille e l'arco e le frecce di Eros. Era un artista divino.